Signore e signori, buonasera, benvenuti all'edizione del 18:30 del TG di Orvieto Live. Come sempre, iniziamo con i numeri. Abbiamo in attesa Marcello Meffi, parrucchiere, che ha chiesto di intervenire. Noi abbiamo raccolto il suo invito per capire quali sono le problematiche della loro categoria, della sua categoria, in questo momento con il passaggio in zona arancione dell'Umbria. Passiamo ai numeri, vediamo innanzitutto l'Italia, sono 32.961 i nuovi contagi e con questi abbiamo superato da inizio pandemia il milione di contagi. Poi su 225.640 tamponi. Buone notizie dal punto di vista dei guariti, perché sono 9.090 in una giornata. I deceduti a loro volta sono purtroppo molti, siamo tornati ai livelli del primo lockdown, sono 623. I ricoverati sono poco meno di 30.000, in terapia intensiva sono 110 in totale, sono oltre 3.000 in tutta Italia. Veniamo all'Umbria, sono 515 i nuovi positivi, su circa 4.800 tamponi, sono 309 i guariti, 12 i deceduti in più, quindi sono 12 persone che sono scomparse a causa del Covid, 427 ricoverati in leggerissimo calo e 68 in terapia intensiva. Qui invece continuano ad aumentare le persone ricoverate in terapia intensiva. Prima di naturalmente parlare di territorio e di altre notizie, però anche perché siamo in orario di lavoro, eccoci qui, volevo salutare Marcello Meffi, che lo ringraziamo naturalmente per essere qui con noi, nonostante sia orario di lavoro ancora. Marcello, intanto come va, prima di tutto? Allora, buonasera a tutti, grazie Alessandro. Mi scuso, cioè, volevo chiarire il fatto che non ho la mascherina perché in questo momento sono da solo al Sì. Ecco. negozio. Abbiamo finito con gli appuntamenti, perciò la giornata si è conclusa, tutto qua. Sì. Senti, allora, cosa cambia con l'ingresso dell'Umbria e quindi di Orvieto in zona arancione per voi parrucchieri e barbieri? Allora, per noi cambia molto. Diciamo, io in maniera sbagliata qualche sera fa ho fatto un annuncio su Facebook dicendo che bastava mettere nella dichiarazione, nella certificazione per poter uscire dal comune, bastava aggiungere per il servizio alla cura della persona presso il parrucchiere o l'estetista e invece che poteva andare bene, invece non è così. No, assolutamente no. Non è così perché abbiamo chiesto, tra l'altro, per maggior sicurezza e ci hanno confermato che chi nel proprio comune ha un parrucchiere o un barbiere deve recarsi assolutamente da quell'attività. Chi invece non ha, in questo caso, non ha un barbiere, un parrucchiere nel proprio comune, può a quel punto recarsi con l'autocertificazione da un barbiere in un'attività fuori dal suo comune. A me mi è giunta in effetti un po' così, dico, ma c'è un rapporto fiduciario, no? Perché non è come andare a comprare altri beni. Insomma, il parrucchiere agisce sui capelli, insomma, quindi non parlo tanto dell'uomo, perché l'uomo si taglia nei capelli, appunto, quanto soprattutto per le donne. Sì, infatti diciamo, il problema è proprio qua. Diciamo che capisco tutto perché in effetti è un problema che non possono aprire per tutti. Però dicevo, volevo fare una riflessione. Diciamo, magari io mi metto nei panni di una donna che deve fare un colore, le mesh, un taglio, quello che deve fare, magari nella parrucchiera del suo comune, magari sono anni che non ci va per tanti motivi e allora ha scelto un'altra situazione. Diciamo che noi tutti abbiamo clienti dei vari comuni che ci circondano e secondo me inizia a essere un problema questo, anche perché, ripeto, è un problema, cioè perché è un lavoro anche abbastanza delicato, un estetista, una parrucchiera, è una cosa anche intima, cioè mettersi nelle mani di una persona che magari non l'ha mai trattata potrebbe essere un problema, però, accettiamo questo, però certo è un danno questo qua, Sì. sinceramente. A proposito di danni,
sono previsti ristori per la vostra categoria nel decreto ristori bis che ti risulti a te personalmente? No, ad oggi non c'è nessun ristoro, ad oggi non c'è nulla. Io ieri parlavo con la responsabile della CNA Umbra e mi diceva che come categoria si stanno adoperando per far sì che possono dare qualcosa anche alle categorie che non sono state finora menzionate, perché di riflesso a noi purtroppo non ci danno nulla perché non ci hanno fatto chiudere, però è come una presa in giro, cioè nel senso non ci hanno fatto chiudere ma ci chiudono. Perché se poi la gente non gira, qui da noi non viene nessuno. Stiamo aspettando e vediamo quello che è. Diciamo, quello che posso dire qui nell'imminente lunedì abbiamo delle scadenze, contributi personali, contributi dipendenti, IVA. In questa settimana noi abbiamo visto che ci sono già delle disdette d'appuntamenti perché le persone non possono venire da fuori comune e sicuramente troveremo degli incassi inferiori a quelli che dovevamo avere. Diciamo. Pertanto è un danno economico. Poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, a noi ci hanno fatto aprire con l'obbligo di lavorare per appuntamento, lavoro per appuntamento che già lo facevamo, però rispettando delle regole. Noi per poter lavorare in sicurezza e non far attendere le persone senza appuntamento, abbiamo preso appuntamenti anche settimanalmente, anche per 15 giorni, e noi ci ritroviamo con degli appuntamenti anche presi per i prossimi 15 giorni, con persone da fuori comune e ora bisognerà gestire questa cosa, cioè perdiamo noi il lavoro, loro perdono il servizio e è un disagio per tutti. Io penso che con le dovute accortezze, con le dovute tutele, penso che ecco, un controllo serio, se ti ferma un poliziotto io vado a fare i capelli da me, da un altro estetista, quello che sia, e poi fate il riscontro. Però insomma, ecco, diciamo ancora una volta veniamo penalizzati delle scelte secondo me sbagliate, però ecco, come sempre diciamo che accettiamo anche questo, però è un grosso problema perché come io nella giornata di oggi, come tutti gli altri colleghi, abbiamo avuto disdette perché proprio le persone non escono dai comuni. Senti, è un problema. Mi hai fatto venire una curiosità, e la curiosità è femmina e dei giornalisti, lo sai, no? Prima tu hai detto che ci sono delle scadenze imminenti, il 16 novembre tra l'altro, per quanto riguarda IVA e contributi. È una domanda da ignorante, ma non erano sospese? Ma no, diciamo non erano sospese perché a noi in realtà non ci hanno chiuso, cioè sono state sospese a tutte le attività che ci hanno le attività chiuse. Noi in realtà siamo aperti. Diciamo, è questa la cosa che fa sorridere. Siamo aperti, però ci è impossibilitato lavorare perché diciamo, nel centro storico, nell'Orvietano, le persone sono quelle che sono. Noi lavoriamo maggiormente parecchio con i comuni limitrofi, diciamo. E se questi non possono venire, certo che noi troveremo dei soldi meno in tasca. Insomma, certo. un bel problema, diciamo. Certo, certo. È un bel problema. Marcello. L'importante è che voi continuate come avete fatto, devo dire la verità, come categoria, almeno girando, guardando e anche ascoltando. Mi è sembrata la categoria, la vostra, che più di tutti ha rispettato le regole e ha investito in sicurezza. Io spero che continuate a fare così. Questa è la cosa. Sì, noi... Certo, noi ce l'abbiamo messa tutta anche di più di quello che dovevamo fare. Vorrei fare un appunto anche su questo. In passato, prima di aprire l'ultimo lockdown, abbiamo speso dei soldi anche incentivati dal fatto che ci avrebbero rimborsato una parte pari al 60%. Ad oggi la brutta sorpresa è che verremo rimborsati dell'8-9% della spesa che abbiamo effettuato. Perciò se neanche le promesse mantenute vengono portate a termine, e in più ci togliete anche la possibilità di lavorare, non so che cosa possono chiedere più a noi, non lo so sinceramente. Allora, mi fa sorridere sta cosa. Sì, diciamo che dobbiamo un po' prenderla un po' con filosofia perché la situazione è quella per ora. Io comunque il messaggio l'abbiamo lanciato, posso prendermi l'ulteriore impegno, quello nel mio piccolo chiaramente, di sentire magari CNA, i vostri rappresentanti, magari qui mi puoi aiutare tu, ci sono novità, se ci fossero novità nei prossimi giorni, per comunicarlo poi a tutta la categoria,
ma da quello che ho capito, per quanto riguarda le prescrizioni, io detta, come si dice, quando si parla la vedo scura, nel senso che già si sta parlando dopo il 15 novembre di qualcosa di più di quello che già siamo, non solo per l'Umbria, questa volta per tutta Italia. Sì, sì, diciamo certo. Da un certo punto di vista quasi quasi sarebbe meglio, perché a quel punto voi rientrereste nelle categorie penalizzate e almeno un minimo di ristoro lo andreste ad avere, mettiamola così. Diciamo che pare assurdo, però alla fine potrebbe essere una soluzione, via. Però io preferirei il contrario, però insomma, certo. Accettiamo le regole che ci vengono date. Allora Marcello, grazie. Io aspetto da te eventuali aggiornamenti anche tramite CNA. Ti lascio a ultimare le operazioni del lavoro nel negozio. E che vi posso dire, intanto a tutta la categoria tenete duro, più di questo grazie. Certo, grazie Alessandro e un saluto a tutti quanti, diciamo. Grazie di questa opportunità. Grazie Marcello, a presto. Grazie, prego. Allora torniamo in studio, perché cominciamo a sentire anche ciò che riguarda le categorie produttive, anzi se avete segnalazioni scriveteci alla mail orvietolife@gmail.com, scrivete a me personalmente, chiamatemi, insomma cerchiamo anche di capire cosa avviene per le varie categorie produttive già adesso che si è in zona arancione, non vogliamo pensare a cose ulteriori. Allora, stavamo dicendo dei numeri, torniamo ai numeri. Oggi c'è qualche variazione, chiaramente ad Allerona per esempio siamo attualmente positivi, parliamo sempre a 20, quindi uno in più, ad Alviano sono 27, sono calati di 3 per fortuna, Baschi 8, uno in più, Castel Giorgio 26, Casteldiscardo 18, Fabbro 12, Ficulle 5, sono Monteleone 2, Montegabbione 4 sono stabili, Montecchio 1 è guarita una persona, Parrano stanno sempre a 3, così come Porano e San Venanzio 24. Per quanto riguarda Orvieto siamo a 168 positivi attualmente, sono 7 in più di ieri, dopo 2 giorni di stabilità si è tornati purtroppo a crescere, i guariti sono 94, 2 in più di ieri, in isolamento contumaciale sono 158, 8 in più di ieri, i ricoverati sono 1 in meno, sono 10 e 4 stabili purtroppo in terapia intensiva. Quindi queste sono le notizie riguardanti i numeri. Torniamo a parlare di zona arancione, perché appunto abbiamo chiesto, ci sono arrivate tante domande, come arrivano alle categorie produttive, come arrivano alle forze dell'ordine, eccetera, e noi abbiamo cercato di far chiarezza su due o tre cose che ci avete segnalato. Torniamo alle olive in particolare. Allora, ci hanno spiegato che dagli uffici comunali che si può usufruire dei servizi non sospesi dal DPCM anche se fuori comuni, ma naturalmente tutto ciò deve avvenire con un'autocertificazione e utilizzando il tragitto diretto più breve. Per quanto riguarda in particolare la raccolta delle olive, vi ricordo che gli amici che aiutano nella raccolta delle olive non sono permessi, soprattutto se fuori comune. Fortemente raccomandato sempre, anche se si è dentro il comune, vi dico questo perché è chiaro, dentro il comune non essendoci controlli, perché siamo zona arancione non rossa, uno si può muovere liberamente, però è fortemente raccomandato non utilizzare amici nella raccolta delle olive. Per quanto riguarda il frantoio, allora, se questo frantoio, se nel vostro comune, scusatemi, c'è un frantoio, dovete ovviamente utilizzare il frantoio che è all'interno del vostro comune. C'è una possibilità che è quella del cosiddetto contratto. Che significa? Praticamente voi dovete prendere contatto con il frantoio fuori comune, se non c'è nel vostro comune, chiedere
una specifica, quindi chiedere di poter venire a molire le olive, quando, in che giornata, ovviamente anche il prezzo, vi fate mandare una mail, voi rispondete alla mail, là, tutto questo passaggio ve lo dovete portare dietro, ma ve lo dovete portare dietro perché vale come non autocertificazione, come tracciamento, accompagnata dall'autocertificazione. Quindi spero di essere stato chiaro. Insomma. Per quanto riguarda i bar, che ci sono arrivate alcune segnalazioni, allora i bar, pasticcerie, rosticcerie, eccetera, non devono chiudere l'ingresso, si può entrare all'interno del bar, naturalmente all'interno del bar uno deve prendere quello che desidera prendere, un caffè, quanto un cornetto, un pezzo di pizza, quello che è, questo viene consegnato, confezionato e si deve uscire. Vi ricordo che non può essere consumato nei pressi dell'esercizio commerciale fino alle 18. Dopo le 18, lo ricordo per l'ennesima volta, non si possono consumare cibi e bevande in giro per strada, bisogna portarseli a casa. Per quanto riguarda, come avete sentito, parrucchieri e barbieri, solo nel proprio comune, senza alcuna eccezione. Allora, scusatemi, c'è Simone Pompei, adesso lo volevo leggere, 168 positivi, i guariti sono 94 esattamente. Quanti in attesa di esito tampone? Non ho sentito quello, l'esito del tampone non ce lo dicono, non lo sappiamo, non ve lo posso proprio dire. Allora, veniamo ad altre notizie. Intanto la diocesi di Spoleto Norcia ha preso delle decisioni piuttosto drastiche, ve le dico perché comincia a esserci una situazione piuttosto pesante in generale. Allora, i funerali possono essere celebrati solo al cimitero all'aperto, quindi non più funerali in chiesa. È sospesa la visita ad anziani ed ammalati che chiedono la comunione eucaristica, quindi anche i sacerdoti non andranno nelle case per la comunione eucaristica. Sul catechismo, allora, si chiede di spingere molto sulle schede che sono online e alla famiglia, ma ancora la presenza perché è equiparata alla scuola, quindi siccome a scuola, parlo soprattutto delle elementari, ci si va con le precauzioni del caso, si può andare anche al catechismo. A proposito di catechismo, vi volevo dare una notizia. Don Danilo Innocenzi, che è parroco di Sferracavallo, e non solo di Sferracavallo, comunque Sferracavallo, Segheria, eccetera, ha comunicato di aver fatto il tampone per coscienza, più che altro perché un suo collaboratore è stato a stretto contatto con una persona positiva, ha fatto il tampone è negativo, per fortuna. Facciamo a proposito i migliori auguri anche a Don Danilo, ma come dice lui, cerchiamo di non tentare la provvidenza, e quindi per il momento la parrocchia incontrerà, come forma di catechismo presumo, bambini e ragazzi solo nell'ambito delle sante messe, quindi è di fatto sospeso il catechismo. Don Danilo, naturalmente, se vuole intervenire per eventuali correzioni e precisazioni, può farlo. Don Danilo, parroco, così le dico tutte, di Sferracavallo, Ponte del Sole, Sugano, Canonica, e quindi insomma ha un bel territorio ampio. Torniamo alle notizie per quanto riguarda l'Umbria. C'è una notizia che vi voglio dare perché è uscita da poco. Durante un'intervista, un intervento ad Umbria TV, la presidente Donatella Tesei ha spiegato che molto probabilmente verrà prorogata la didattica a distanza delle scuole medie per almeno un'altra settimana, e poi si vedrà a seconda dell'andamento dei contagi. Allora, vedo Renzo Anselmi, devo pagare una polizza assicurativa in scadenza fuori comune, credo che essendo necessità di potermi recare all'agenzia di assicurazione, giusto? Penso pure io di sì, ma siccome i pagamenti si possono fare online, non c'è più l'obbligo di avere il tagliandino nella macchina, probabilmente si dovrà fare il bonifico online e portarsi l'attestazione di pagamento. Non lo so, però
Questa potrebbe essere una domanda che potremmo girare agli organi competenti o magari a un'agenzia assicurativa per sapere come ci si comporta. Quanti sono in isolamento, Simone? Oggi le domande vedo che me le fate abbastanza. In isolamento sono 158, sono 8 in più di ieri. Torniamo alle notizie, perché come vedete insomma non mancano. A proposito, Domenico Arcuri è stato nominato anche commissario straordinario per quanto riguarda i vaccini, quindi sarà lui ad occuparsi dei vaccini. Una battutina, una provocazione, speriamo che lo faccia meglio di qualche altra cosina, perché c'è qualcosa che non è funzionato per il verso giusto, e invece qui c'è stata praticamente una promozione. Per carità, benissimo, però cerchiamo a questo punto di preservare tutti. Passiamo alla politica. Come avevamo anticipato, il 10 novembre, quindi il giorno ieri, prima, nella prima seduta del nuovo consiglio direttivo del GAL Trasimeno Orvietano, è stato eletto il nuovo presidente del GAL Trasimeno Orvietano nella persona di Johnny Moscetti. I cinque consiglieri sono due confermati, Walter Sembolini e Luca Sciurpa, e tre sono le nuove figure, Romeo Pippi, Johnny Moscetti appunto, che poi è diventato presidente, e Maura Gilibini. Di questi cinque, tre sono di nomina privata e due di nomina pubblica, sono appunto Johnny Moscetti e Maura Gilibini, così come prevede il regolamento e le norme comunitarie in particolare, che prevedono che il 51% del direttivo sia in rappresentanza della parte privata, che è molto spostata sul Trasimeno, tanto che dopo il presidente che rappresenta il comune di Orvieto, Johnny Moscetti, il vicepresidente è stato riconfermato nella persona di Walter Sembolini, che rappresenta tutto il mondo della cooperazione. E Romeo Pippi invece, su delega direttamente del presidente Moscetti, avrà i rapporti con l'Unione dei Comuni del Trasimeno, la ricerca e l'animazione, in coordinamento con la struttura tecnica, questo anche per cercare di attrarre finanziamenti da bandi dell'Unione Europea, del Ministero e della Regione, a cui naturalmente il GAL può partecipare. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Johnny Moscetti, anche se insomma qualche mal di pancia sembra che ci sia, perché come è stato ricostruito molto, molto bene dal nostro collega Giorgio Pezza di Terni Today, ma ne avevamo dato notizia, praticamente questa presidenza dovrebbe essere frutto, sarà sicuramente frutto probabilmente di un accordo fra il sindaco di Orvieto e il senatore Briziarelli della Lega parte Trasimeno. Ed è un po' sui generis, perché c'è un presidente che è di centrodestra, ma una maggioranza che di fatto è di centrosinistra. Sono molto legati gli altri tre all'universo, come scrive Pezza, di sinistra. Sicuramente Walter Sembolini, che rappresenta il mondo cooperativo, quindi insomma staremo a vedere come potrà lavorare il nuovo presidente in minoranza all'interno del suo, minoranza politica all'interno del suo consiglio. Poi c'è un'altra tegola, ve la riferisco, la scrive Giorgio Pezza, poi andremo anche noi a verificare. Il nuovo presidente Moscetti potrebbe rischiare un esposto per inconferibilità dell'incarico di presidente del GAL. Infatti c'è una recente delibera dell'ANAC del 2019 che illustra disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incariche nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico come il GAL. E cosa dice? Andiamo a vedere. Allora, la delibera: coloro che nei due anni passati siano stati componenti della giunta, del consiglio, della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico non possono essere conferiti.
incarichi di amministrazione di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione. Quindi l'attuale status di consigliere esporrebbe il presente Moscetti alle attenzioni proprio dell'ANAC. All'interno dei Galle Umbri c'è ancora un altro caso dove c'è un presidente che è anche amministratore pubblico, Eridano Liberti, che è presidente della Gal Medievalle del Tevere, nonché sindaco di Torgiano. Così abbiamo detto tutto. Ringraziamo Giorgio Pezza che ci ha segnalato il suo articolo. Terni Today, vi ricordo. Ecco, un'altra domanda, un appuntamento in officina Viterbo per una garanzia che sta per finire, posso portare la macchina? Io presumo di no, perché nel comune di Orvieto ci sono tantissime officine anche di rappresentanza di varie marche automobilistiche, ma per esigenze particolari vi invito sempre a contattare le forze dell'ordine, in particolare che poi sono quelle che vi fermano, quindi contattate le forze dell'ordine e chiedete informazioni in merito. Io questo, più di questo non vi posso dire, però al lume di naso, siccome appunto si può usufruire di servizi non sospesi fuori comune, ma quando non ci sono nel proprio comune. Quindi ecco, questa è la ratio del lockdown. Lockdown, ripeto, che rischia di diventare più serio perché i dati, non tanto dei contagi quanto dei ricoveri, cominciano ad essere piuttosto preoccupanti, a essere al livello di qualche mese fa, parlo di aprile. Un ultimo ora, emergenza Covid, nell'ospedale da campo allestito dall'esercito accanto al Santa Maria della Misericordia a Perugia, i primi pazienti potranno essere trasferiti già domani. Quindi si sono concluse le operazioni di allestimento e come da programma i primi pazienti potranno essere trasferiti all'ospedale già dal primo pomeriggio di domani, giovedì 12 novembre. L'ospedale da campo è gestito completamente da personale sanitario militare in collaborazione con il coordinamento dell'azienda ospedaliera di Perugia, con il supporto fornito da tutte le componenti logistiche, e questo ha permesso tra l'altro di terminare la realizzazione in 3 giorni lavorando H24. Non mi sembra che ci siano altri aggiornamenti. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione, vi ricordo e vi rinnovo l'appuntamento alle 8:30 domani mattina, qui a, sempre su Orvieto Life, per il TG delle 8:30. Se non ci sono ulteriori novità, ma non mi sembra, stavo guardando, ecco che mi vedete fare un po' qua e là con lo sguardo, ma stavo guardando i nostri vari canali informativi, no, non ci sono novità dell'ultima ora. L'officina di quella marca mi pare che invece ci sia Orvieto, io mi informerei meglio, sempre al nostro amico Nicla, mi pare proprio che ci sia, perché fa parte di un gruppo automobilistico più grande. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a tutti alle 18:30 di domani sera, chi vuole alle 8:30 domani mattina con la rassegna stampa, e come vedete pronti a dialogare con voi. Non siamo un ufficio informazioni, ci proviamo, ma vi ricordo che per qualsiasi informazione le forze dell'ordine e la protezione civile potranno darvi tutte le indicazioni del caso. Io per ora quindi vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Appuntamento 8:30 e 18:30 tutti i giorni con il TG di Orvieto Life.